Torna domenica il campionato di Formula 1. È infatti in programma il Gran Premio d'Europa in Inghilterra e precisamente sul circuito di Donington. In prima. Porco Dio, in prima sessione, vaffanculo Germano. Vaffanculo. Vattefanculo. Andiamo qui sul corto o cominciamo tutto da capo? Buonasera, iniziamo con il calcio e naturalmente con il Verona. Ancora la società emiliana, se dovesse riscattare la comproprietà di Bonora, potrebbe tornare a Verona. Dio porco che mi son confuso, la Madonna poverina di Dio. Era bella questa qui, andando in fuori, eh. No, io non riesco a capire niente, mi vedo immagini di qua, di là, mi non capisco più niente. Se me lo fai vedere anche di qua? Non ti vedi? No, ma mi vedo già, guai a lei che mi vedo già. Io mi vedo già qua. Sì, mi vedo qua, in questo qua, mi vedo io. Sì, quello lì che ho di fronte. Non questo qui, sulla sinistra, quello là. Ago un casino che non capisco più niente, amico sti monitor. Adesso riesco a orientarmi un momentino, sennò prima non sapevo più dove guardare. Così dai. Sì, dai. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. Una punizione per un fallo di Calisti su Totti. Il pallone sulla sinistra di Gregori, per fortuna, va fuori. Al 12esimo, bellissima azione impostata da Matteo Pagani. Il terzino ruba palla a centrocampo, arriva a filo limite, cerca il tiro, ma il suo tiro è ancora alato. Al 31esimo, Quiz dà a Calisti sulla destra. Cross e ancora parata l'Italia alla fine. Al 42esimo è Pagani che cerca di inserirsi su una punizione battuta da Prizzi. Esce ancora il portiere del Bari. E al 46esimo, a tempo ormai scaduto, Piovanelli colpisce clamorosamente l'incrocio di pali con questo tiro. L'ultima febbrile azione del Verona prima del fischio finale. Anche in fase difensiva loro mi sembravano, diciamo, dei mostri dal punto di vista delle velocità. Infatti quando abbiamo fatto qualche fondo, dico che siamo andati quasi sempre via, però c'erano le opportunità per poter concretizzare di più. E adesso, come dice il presidente Mario Ferretto, meglio rimanere uniti, non drammatizzare troppo per questa sconfitta. E poi, non bisogna dimenticare di continuare a valorizzare... Attenzione, ma cosa c'è sul tavolo? Il tavolo si vede? Il tavolo? No, si è fogliato. Certo, un po' più bello. Grazie per averci seguito con attenzione e simpatia. Arrivederci.